È stato già svelato il nome del vincitore del serale di Amici 2024. Non ci sono dubbi. Ecco chi si porterà a casa il trofeo. Tutto pronto per l'ultima fase del talent show condotto da Maria De Filippi, dove il pubblico avrà l'occasione di vedere esibirsi 15 concorrenti divisi in tre squadre che dovranno sfidarsi tra di loro davanti ai giudici, i quali avranno il compito di decidere il loro destino. Sono ormai 23 edizioni che Maria De Filippi è alla guida del programma, il quale come sempre è diviso in due parti. Il pomeridiano, sviluppato come una vera e propria accademia dove gli allievi sono seguiti dagli insegnanti e valutati in base alle loro esibizioni. E il serale, organizzato come uno spettacolo e ci saranno una o due eliminazioni nel corso delle puntate. Con l'inizio delle puntate del serale del talent show, è normale che il pubblico inizi a pensare chi potrebbe essere a trionfare. A quanto pare, i bookmakers hanno rivelato chi sarà il vincitore di Amici 2024. Non ci sono dubbi su chi potrebbe alzare la coppa alla fine della trasmissione. Vincitore Amici 2024. I bookmakers non hanno dubbi. Le tre squadre del serale di Amici sono composte da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuello e Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Sono loro che dovranno guidare i ragazzi durante tutte le puntate e fare in modo che i giudici decidano di mandarli avanti nel percorso. Per quanto riguarda il trio dei giudici sono stati confermati quelli dello scorso anno. Michele Bravi, Giuseppe Giofre e Cristiano Malgioglio, i quali torneranno nella loro postazione. Detto ciò, i bookmakers non hanno dubbi nell'incoronare Holden come vincitore di Amici 2024. È lui il grande favorito per gli scommettitori, dove la SNAI lo ha messo a 1,80, così come Sisal. Joseph Carta è nella squadra di Celentano e Zerbi, esattamente come Petit, dato come secondo favorito a 2,50. In terza posizione troviamo Mida, il cantante della squadra di Emanuello e Cuccarini, il quale è dato a 5,00. Per quanto riguarda i ballerini, Sisal ha messo con lo stesso punteggio Dustin e Nicolas, con 15,00. Il primo è allievo della Celentano, mentre il secondo di Emanuello, il quale lo ha voluto strappandolo al collega Todaro che lo ha fatto entrare. Marisol della squadra della Celentano è data a 18,00, mentre Lucia della squadra di Emanuello è data a 20,00.